Ciao a tutti, amici di Horror Italia 24, siamo in diretta dal FIQLI Horror Festival 2018 di Livorno. Continuano le proiezioni dei cortometraggi. Stavolta siamo insieme a Nicola Beg e a Gianluca Bianco, che hanno portato i loro Shapes nella sezione Weird. Non solo, hanno portato anche un altro corto nella sezione Fantascienza. Meritano una presentazione autonoma o sono due lavori che potreste ritenere in qualche modo collegati? Allora, sì, sono due lavori che concludono una trilogia, che è appunto la trilogia delle illusioni, composta come primo capitolo da Wistful Memory e poi appunto Shapes ed Eternal Cycle of Illusion. Appunto sono tre cortometraggi comunque che la loro messa in scena è caratterizzata da una visione molto onirica e comunque molto anche astratta, con vari giochi di luci, ombre che si rifanno comunque a diversi generi cinematografici, quindi diciamo anche un po' riduttivo chiuderli in un genere solo. Shapes tratta la tematica della crisi di identità, mentre Eternal Cycle of Illusion tratta il tema della perdita di un amore e questo continuo illudersi che invece questo amore ci sia ancora. Gianluca, invece, in che modo hai avuto parte attiva al lavoro di Nicola? Qual è stata la tua posizione, la tua visione? Sì, ho assistito Nicola sotto il punto di vista della fotografia, quindi della gestione dell'immagine e delle luci. Sono due corti che si contraddistinguono tantissimo. Shapes è un cortometraggio in bianco e nero in cui i giochi di luce e ombra fanno da padrone, mentre si ispira, insomma, per Maria Nicola, molto all'espressionismo tedesco, con queste ombre molto marcate. E d'altra parte, per la Cycle of Illusion, invece, è una fotografia più ripopita, dove il colore è molto più importante e diciamo, si rifà più uno stile quasi anni 80, con questi luci molto, molto sapri, questi colori molto sapri. Siete appassionati di cinema horror e di genere? Avete dei riferimenti dal punto di vista dei titoli, dei sottogeneri? Posso dirti più autori, perché se no titoli finisce dopo. E beh, come autori principalmente parte proprio Carpenter, per poi andare con Cronenberg, Raimi, Craven, Romero, per passare poi comunque a Rod Serling, a genere come Edgar White, Toby Hooper, per tornare a loro. Ci sono vari poi comunque poi anche le influenze anche, diciamo, più letterarie fumettistiche come Dylan Dog principalmente, e alcuni comunque fascicoli di autofiero, i racconti della cripta, di ispirazione. Quante sono le tue esperienze ormai al FIQLI Horror Festival e se pensi di provare a partecipare anche il prossimo anno? Beh, allora, questo è il sesto anno che ho partecipato e sicuramente parteciperò anche l'anno prossimo. Comunque il FIQLI è un festival che dà a tutti, diciamo, i giovani filmmaker la possibilità di incontrare altra gente appassionata come appunto lo stesso e la possibilità appunto anche di comunque relazionarsi con opinioni di persone comunque che come i giurati hanno visto comunque la tua opera e possono dare anche un pensiero critico più, tra virgolette, competente di tanti magari opinioni che ti rimbalzano in giro nel web, dette magari da persone un po' meno capaci. Ringraziamo tantissimo Nicola e Gianluca per la loro disponibilità e buon festival a voi e a tutti i nostri amici.